Siamo qua per mille motivi, però il motivo più interessante secondo me è questo. Questo fino a poco tempo fa, fino a qualche anno fa, era un luogo che si chiamava Cuevano Art Gallery e qui ci lavorava e faceva cose Jorge, che era una persona che tra l'altro era l'editore di Brian De Brain. Qualcuno conosce Brian De Brain? Ah, ok. Ma scusa, quindi tu sei, conosci anche Jorge? Dopo ti devo chiedere una cosa allora. Okay. Beh, Brian De Brain è questo fumetto incredibile in bianco e nero e c'è questo bambino con la testa scoperchiata e si chiama Brian De Brain perché ha il cranio in vista e purtroppo è vittima delle lobby farmaceutiche che fanno dei test, delle sperimentazioni su di lui. Questa è la storia di partenza, poi piaceva o non piaceva, era una ficata galattica. Oltre a questo, il bello della Cueva No Art Gallery era che faceva dei concerti galattici. Ad esempio, mi era capitato di sentire un concerto degli Walkie Talkie. Qualcuno conosce gli Walkie Talkie? Oh, okay. Allora, gli Walkie Talkie facevano questo concerto, ovvero entravano lì dentro, in quello sgabuzzino, e poi cominciavano a urlare come dei matti. Ce li avete presenti? Fanno hardcore rap prima che esistesse l'hardcore rap. Però cosa facevano? Facevano i concerti alle 6:30 di sera. Perché il posto è piccolo e siccome c'era tanta gente che andava a vedere gli walkie-talkie, ma ancora oggi, gli dava fastidio avere troppa gente insieme, allora facevano il concerto alle 6:30, così la gente quando arrivava alle 9 il concerto era già finito. E quindi spesso arrivava al concerto e trovava gli walkie-talkie su che fumavano le sigarette e diceva: ok, bella figata, suonate. Fa: no, abbiamo finito alle 7. Questa è un po' la storia della Cueva No Art Gallery. Poi ci ha suonato Bugo. Chi altro ci ha suonato? Ti viene in mente qualcuno? Ero piccolo. Ah, ok. Comunque, beh, il posto è galattico, poi stasera è ancora più bello grazie a Timmerman che ha fatto delle cose fichissime. E vi sto raccontando questa cosa perché? Perché mi piace raccontare storie, mi piacciono le persone che raccontano storie, e per questo motivo ho fondato una cosa che si chiama Rivista Letteraria. Se vi piace raccontare storie, dovreste fare due cose: riuscire a trovare una copia di Rivista Letteraria e poi proporre delle storie perché mi piacerebbe pubblicarle. Questo è tutto. Grazie. Adesso cosa succede? Le Calembour faranno una performance musicale fichissima nella stanza blu di là, quindi vi invito a navigare, andare tutti di là e godiamoci questo concerto che sarà meraviglioso. Grande, possiamo dire un'altra cosa. Diciamo un'altra cosa. La figata galattica è che è interattivo. Quindi voi stessi potete interagire.